Ragazzi, oggi è l'ultima facciamo l'ultima lezione sulla chimica organica del benzene parlando delle reazioni delle catene laterali. Allora, innanzitutto, noi abbiamo visto nelle lezioni precedenti che il benzene l'abbiamo fatto reagire con di tutto e di più. Quindi abbiamo fatto tutte le reazioni dove altri gruppi, chiamiamo X, attaccano il benzene. Però non sono le uniche reazioni possibili. Noi abbiamo anche reazioni dove io ho il mio benzene, ho attaccato qualcosa. Quindi noi dobbiamo anche sapere che altre sostanze, che io adesso sto volgarmente chiamando X, possono attaccare la mia catena laterale. Le reazioni che vedremo sono principalmente tre. La prima, un'ossidazione. La seconda, che è un'alogenazione. E la terza, che è una riduzione. Iniziamo con la prima, che è un'ossidazione. Allora, di per sé è una reazione molto semplice. Io parto dal mio benzene, con un CH3, con un gruppo metile. Lui si chiama toluene. Si chiama. Lui lo facciamo reagire con permanganato di potassio, che è un ossidante molto forte, in acqua, ottenendo alla fine questo signore qua. Che si chiama acido benzoico. Lui invece, questo qua, si chiama, mettiamo anche il nome sotto, permanganato di potassio. La seconda reazione che vediamo invece è l'alogenazione. L'alogenazione, io parto sempre dal mio toluene, faccio reagire con bromo, perché ci vuole attaccare il bromo, in presenza di tetracloruro, CCl4, con H Ni, cioè luce. Questo è luce, mentre CCl4 si chiama tetra cloruro di carbonio. E ottengo questa molecola, CH2 di R, che si chiama bromuro di benzile. E infine, se non so più dove farla, faremo una riduzione, la segniamo qua, avremo una riduzione dove io parto da questa molecola qua, che si chiama nitrobenzene, nitrobenzene, lo facciamo reagire in sodio boriduro, NaBH4,
sodio, boro, idruro per ottenere questa signora qua, NH2, che si chiama anilina. Con queste ultime reazioni, queste ultime tre reazioni molto semplici, ovviamente non faccio vedere il meccanismo di reazione perché l'obiettivo di questo, tra virgolette, corso è fare un ripasso molto generale e molto semplice. Facendo queste dovute precisazioni, questa prima tranche di lezioni sulla chimica organica del benzene è conclusa. Ci vediamo al prossimo argomento.